Bene, allora innanzitutto abbiamo fatto tre partite con l'Israele, una con il campus, persa di due, una vinta di due e una persa di uno. Abbiamo fatto quattro allenamenti, giustamente per cercare di integrare Stojanovic, Urbaz, Strasser e tutti gli altri, Gian Bartolomei, che non sono con il campus, per cui dovrebbero prima possibile entrare nel gioco. Abbiamo una fortuna che con il campus abbiamo la possibilità di lavorare tutti i giorni sugli aspetti tecnici, perché credo che in questo momento dal punto di vista tecnico abbiamo sbagliato troppo, ma questo si può ovviare con il lavoro e quindi sono molto fiducioso. L'altro aspetto è la cura dei portieri, perché abbiamo visto oggi che l'Israele deve moltissimo ai loro portieri, ai loro due portieri. E a livello internazionale questo è fondamentale. Parlando invece di campus, domenica è arrivata una vittoria importante contro Pescara e invece questo fine settimana c'è Casalgrande. Che tipo di partita si aspetta a livello anche di crescita della squadra? Stiamo crescendo. E a Pescara è stato un risultato importante perché ci ha fatto capire che giocando così possiamo vincere anche con chi sta sopra di noi in classifica, per cui dobbiamo andare con la testa a Casalgrande, provare a vincere, al di là del che noi dobbiamo sempre farlo, perché bisogna insegnare ai ragazzi la mentalità di sempre vincere con qualsiasi squadra. Però sono fiducioso perché il campus ha migliorato tantissimo il gioco e comincia a eliminare le ingenuità. Non si possono eliminare in un batter d'occhio, ma sicuramente siamo migliorati, per cui sono fiducioso.